Quando si parla di bicarbonato e di salute dentale, ci sono ancora tanti, tanti dubbi. Anche tu magari potresti utilizzare il bicarbonato per pulire il bagno o per pulire la cucina, ma quando si tratta della tua salute e soprattutto dello smalto dei tuoi denti, c'è una grande preoccupazione. Ma non è che utilizzando il bicarbonato vado a lesionare il mio smalto? Non è che il bicarbonato è troppo aggressivo, troppo abrasivo e finisco per rovinare i miei denti? In un video precedente che ho fatto sul dentifricio da fare in casa autonomamente, il bicarbonato è uno degli ingredienti principali. Molti di voi, tra cui alcuni dentisti o professionisti sanitari, hanno commentato che il bicarbonato è sbagliato da inserire tra gli ingredienti, proprio perché ha degli effetti troppo abrasivi sullo smalto e potrebbe rovinarlo. Andando però a fare delle ricerche, penso che questa affermazione sia sbagliata e che anche tu possa utilizzare il bicarbonato senza nessun rischio. Alma Fisio, curare, non trattare. Il bicarbonato può rovinare i denti? Può rovinare lo smalto? In questo video andiamo a darti una chiara risposta. Ma se anche tu, prima di iniziare, sei stanco di questa medicina e di questo sistema sanitario che non fa altro che darti farmaci senza mai spiegarti la causa dei tuoi problemi, iscriviti subito a questo canale per unirti alla community di tante persone che, come te, vogliono avere spiegazioni chiare e risposte specifiche ai loro problemi di salute. Oggi parliamo dei denti, della salute dei loro denti e di quanto può essere utile il bicarbonato. Perché è naturale, perché puoi ingerirlo e può farti solo che bene, e perché può essere utile col suo effetto proprio per ripulire la dentatura ed evitare le carie e l'accumulo di tartaro. Se anche tu hai il dubbio che il bicarbonato possa essere troppo aggressivo, stai tranquillo. L'American Dentistry Association, ovvero l'associazione dei dentisti americani, qualche anno fa ha stilato una tabella in cui sono inseriti tutti i dentifrici in commercio per valutarle la loro aggressività abrasiva. Questa aggressività abrasiva si chiama RDA, Relative Dentin Abrasion, ovvero abrasione dentale relativa. Ed è divisa in settori, dagli 0 ai 70 vuol dire che è leggermente, proprio sottilmente abrasiva, tra i 70 e i 150 è moderatamente abrasiva, tra i 150 e i 250 è molto abrasiva e sopra i 250 non è assolutamente consigliata. In questo elenco ci sono più o meno 100 tipi di dentifrici differenti. E per darti un'idea, per esempio, il Veleda Calendula Toothpaste, ovvero il dentifricio di Veleda Calendula, ha un'abrasività di 45. Ma c'è anche il Colgate Total, uno di quelli più comuni che possiamo trovare facilmente anche in Italia. Il Colgate ha un'abrasività di 70, il Colgate Total. Andando un po' più su, con una sensibilità di 100, e questa informazione mi ha sorpreso molto, troviamo il Sensodyne Original, che normalmente è uno di quei dentifrici consigliati alle persone che hanno i denti sensibili e vogliono trattarli con cura. 100 è già moderatamente abrasivo e quindi forse non è proprio da consigliare per chi ha dei denti sensibili. A 130 troviamo il Crest Extra Whitening, a 150 il Pexodent, ma tra i più aggressivi troviamo quelli più inaspettati. Quelli che però purtroppo sono venduti proprio per lo sbiancamento dei denti più massiccio. Per esempio, con 162 punti, quindi già rientra in quell'ambito della molta aggressività, troviamo il Crest Pro Health Whitening, con 165 il Colgate Tartar Control e con il 200, ovvero estremamente abrasivo, Colgate 2 in 1 Tartar Control e Whitening. Proprio un dentifricio fatto per sbiancare i denti, ma che forse ha un punteggio abrasivo eccessivo. Visti questi livelli, che dire del bicarbonato? Secondo te, quale punteggio avrà? Ebbene, come puoi vedere dalla tabella, plain baking soda, ovvero il bicarbonato semplice, ha un punteggio di abrasione di 7. Quindi, come puoi vedere anche tu dalla tabella, plain baking soda, ovvero il bicarbonato semplice, ha un punteggio abrasivo di 7. Mentre invece il Veleda Salt, ovvero il dentifricio fatto anche con delle molecole di sale, ha un punteggio abrasivo di 15, quindi anche il sale leggermente abrasivo, proprio poco poco, ma sicuramente molto molto meno abrasivo
di tanti, tantissimi dentifrici che puoi trovare anche al supermercato e che sono venduti come sicuri o magari consigliati alle persone che hanno i denti sensibili. Puoi quindi stare sereno o serena che il tuo dentifricio fatto in casa, con bicarbonato, con un po' di sale e anche con l'olio di cocco, è sicurissimo, sanissimo e fa molto bene ai tuoi denti. È molto molto meno abrasivo di tanti altri dentifrici in commercio. Tieni però presente una cosa, che l'abrasione, come descritto anche in questo studio del 2002, non è una cosa per forza cattiva, anzi col passare del tempo, mangiando certi cibi duri, è normale che i denti vengano consumati. Anzi, è un segno di salute, di benessere. Una persona che mastica cibi duri, che ha una dentatura forte, ha una masticazione energica, ha sicuramente col tempo dei denti che si usurano. Questo infatti era molto molto comune nelle persone fino a qualche anno fa o ancora oggi nei paesi rurali, dove mangiano tutto il giorno radici, piante o comunque dei vegetali che li aiutano ad avere una mandibola molto ben sviluppata, dei denti perfettamente allineati ma leggermente usurati. L'usura di per sé quindi non è una cosa negativa, non è una cosa da evitare a tutti i costi, sempre che non raggiunga certi limiti di troppa aggressività e quindi possa fare male. Come dice il vecchio detto, una curiosità, a cavallo nato non guardare in bocca, è dovuto al fatto che le persone guardavano i denti dei cavalli per capire se fossero anziani o giovani. Un cavallo che ha i denti molto rovinati, sicuramente un cavallo anziano. E la stessa cosa possiamo dire anche di noi persone. O potremmo dire se mangiassimo le cibi giusti e la dieta corretta. Col passare del tempo, nelle persone anziane, è normale avere un deterioramento dei denti ed è una cosa sana e normale. Non confondiamo le cose, allora non facciamo credere alle persone che i denti siano delicati e bisogna proteggere a tutti i costi, perché se seguono una dieta sana, una dieta salutare, masticano con una certa consistenza cibi duri, e si lavano costantemente i denti, avranno dei denti forti, capaci di resistere e che normalmente, naturalmente, si deterioreranno col tempo. Io prima di andare via ringrazio tutti i miei abbonati che ogni mese mi sostengono con un piccolo contributo. E se anche tu vuoi farlo, puoi cliccare qui sotto sul pulsante abbonati. Per oggi è tutto, ciao e grazie!